Sì, non sono intervenuto sull'emendamento precedente che è più o meno analogo all'attuale. Noi ribadiamo il concetto. Probabilmente manca proprio un pezzo ai partiti che non riescono a comprendere che lo strumento di partecipazione coinvolge tutti i portatori di interessi. Parliamo di un osservatorio, non stiamo parlando di luogo dove si decide se le concessioni devono essere date o meno, o un luogo che decide dove stanno i posteggi. È un luogo che deve coinvolgere tutti i soggetti interessati al suolo pubblico e i primi interessati sono i cittadini. Poi ancora con questo discorso, non è il discorso di quante associazioni di cittadini ci sono, perché ci sono anche decine e decine di associazioni di categoria più o meno rappresentative, ma solo alcune vengono ammesse per motivo semplicemente di discussione, perché come dite anche voi non ci può essere un osservatorio di centinaia di persone. C'è un limite all'associazione di categoria, c'è un limite all'associazione di cittadini che si autonominano per ogni municipio un rappresentante, però questo è un luogo di partecipazione e piuttosto che andarsi a scontrare sui social o in altri luoghi tra cittadini ed operatori, si potranno parlare in questo luogo, potranno discutere di due punti di vista diversi, ma che insieme devono essere il modo per l'amministrazione di portare avanti quello che è interesse di tutti. Se non capite questo, forse non ne capite di politica, mi spiace.